Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona, rapida puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo brevemente, molto rapidamente, delle schede di espansione per Commodore Amiga. Beh, più che parlare di 100.000 schede che non avrebbe senso andare a discuterne una per una, dato che sono veramente tantissime le schede di espansione costruite per le macchine Amiga, andremo a visitare rapidamente un website. L'indirizzo lo trovate sia in descrizione quanto al video. Schede di espansione di ogni tipo, non solo per Amiga 2000 e 3000, che erano macchine da ufficio ad architettura aperta, ossia con case capienti e slot in cui inserire espansioni, ma sul sito trovate anche tantissime schede di espansione per macchine home computing economiche chiuse come Amiga 1000, Amiga 500, Amiga 1200 ed Amiga 600, per cui sono state costruite tantissime schede. La maggioranza, come potete vedere, sono schede di espansione di memoria che portano le macchine Amiga notoriamente motorizzate dal 68.000 al massimo della memoria possibile. Ricordo, per chi non lo sapesse o per chi avesse memoria corta, il mio successore Motorola, il 68.000, aveva un bus dati da 16 bit ed un bus indirizzi a 24 bit, per cui lo spazio massimo di indirizzamento della CPU Motorola 68.000 era 2 elevata alla 24 bit. Se dividete per 8 e poi andate a dividere successivamente per 1024 e poi di nuovo per 1024, trovate un massimo di 2 mega di memoria massima senza le tecniche di bank switching. Più ampio potenzialmente era le macchine Amiga dotate di 68020, il quale il mio processore aveva un bus dati a 32 bit ed un bus indirizzi a 32 bit. Lo spazio potenziale di memoria massimo del microprocessore era 2 elevato alla 32. Dividete per 8 e continuate a dividere per 1024, troverete un massimo di 512 MB, ma spesso tale valore venne ridotto pesantemente da Commodore, che ridusse negli Amiga 600 ed Amiga 1200 il limite massimo a 6 MB di RAM, collocabile in un unico slot interno della macchina, che appunto era chiusa e composta da una tastiera che conteneva una scheda madre, disk drive e un vano vuoto per in cui inserire un hard disk da 2.5 pollici e niente di più. Questo è più o meno tutto e un saluto, ciao, alla prossima.